Se devo parlare a livello personale, è un'immagine che risale a tanti anni fa ed è sempre un'immagine positiva, è un'immagine di una regione che produce pallavolo, a differenza di altre regioni che magari hanno importato pallavolo o comprato pallavolo, le Marche sono una regione che ha sempre prodotto giocatori, giocatrici logicamente, ma parliamo in generale. Dirigenti, arbitri, appassionati e soprattutto team di alto livello. Questa finale per il movimento della Lega Volley è un movimento in crescita, quello del femminile. Sì, ma il movimento femminile è in crescita esponenziale dappertutto, parliamo proprio a livello mondiale, cioè la pallavolo femminile cresce in modo a due cifre in ogni parte del mondo. In Italia siamo in tendenza, cioè è un movimento che rappresenta il 75-78% dei tesserati dell'intera pallavolo. E poi ha dato anche altri dati che sono importanti, nel senso che molti di noi in famiglia, almeno qualcuno che Sì, gioca a pallavolo. questo deve diventare un mantra. Parliamo di 300.000 famiglie che hanno una giocatrice di pallavolo, almeno una giocatrice di pallavolo in famiglia. E sono dati importanti, sono dati, se pensiamo a che cosa vogliono dire 300.000 famiglie. Al numero di persone coinvolte, alla passione, alle attività, anche alla parte un pochino più venale, cioè al marketing, al commerciale, sono numeri veramente impressionanti.